Quali sono i segnali di interesse o di mancanza di interesse che una persona può manifestare nei nostri confronti o dell'argomento che da noi presentato? Diciamo che possiamo prestare attenzione, alla postura del corpo per capire se esiste un interesse o una mancanza di interesse. Questo è un indicatore utile. Se ad esempio, la persona ha, la postura del corpo o della testa inclinati verso di noi, ci segnala un interesse nei nostri confronti o dell'argomento da noi trattato. Se invece la testa e la postura del corpo è declinata, nella posizione opposta alla nostra, questo significa mancanza di interesse. Se ogni volta che noi parliamo, comunichiamo, notiamo una leggera flessione del busto in avanti verso di noi, capiamo che c'è un grosso interesse sull'argomento e questa leggera flessione del busto avviene in sincronica risposta a ciò che noi diciamo o ai nostri comportamenti, per cui riusciamo a selezionare. Invece, perché se la persona invece ha una leggera flessione del busto indietro, ci segnala praticamente una mancanza di interesse. Dobbiamo tenere presente poi anche gli scarichi tensionali, cioè che si verificano sotto forma di prurite, quindi di grattamenti, la persona ha dei grattamenti, significa una mancanza di interesse. Una mancanza di interesse nel senso che una parte di energia della persona viene direzionata da un'altra parte, che non siamo noi o l'argomento che noi stiamo proponendo. Per esempio, se stiamo parlando con un cliente per proporgli qualche cosa e notiamo che su un certo argomento il cliente ha uno scarico di tensione e si gratta il ginocchio, significa che parte della sua attenzione, che dovrebbe essere rivolta verso di noi, viene dirottata verso qualcos'altro. Comunque gli generiamo una tensione non piacevole. Dobbiamo tenere presente che questi pruriti, che si manifestano come una vasodilatazione capillare, quindi generano appunto un prurito, la persona sentirà proprio l'esigenza di grattarsi. Bisogna capire in che zona sono localizzati. Più lontani sono dal viso, più lontani sono dalla testa, minore è il disinteresse nei nostri confronti. Se noi parliamo di un certo argomento e notiamo che l'altra persona, ad esempio, ha uno scarico di tensione in questo punto, significa che ciò che gli stiamo dicendo non è gradito, è poco gradito. E in questo modo riusciamo a calibrare la nostra comunicazione, perché diciamo, andando a porre enfasi sui segnali, sugli argomenti o sui comportamenti che hanno suscitato interesse, produciamo più rapidamente coinvolgimento e quindi dobbiamo evitare invece i comportamenti e diciamo gli argomenti che producono un segnale di disinteresse, perché se andremo ad insistere verremo etichettati in modo negativo, la persona non sarà coinvolta e anzi metterà in atto un sentimento di avversione nei nostri confronti. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao.